intanto si chiama Giulia, è un avvocato, è una madre, moglie, figlia, sorella, e sì, ce l'ha tutte, diciamo che è una di quelle donne complete. E nello stesso tempo anche la fragilità che hanno le donne, nonostante si dimostrino sempre molto forti. Forse la cosa che le interessa di più è capire come essere una buona madre, essendo realizzata da un punto di vista professionale. E questo ha una dolcezza anche nella mettere la sua fragilità chiedendo aiuto al marito. E lì si capisce che comunque in un rapporto di coppia, se le due persone si amano, veramente si rispettano, si riescono a risolvere tutti quanti i problemi. Caratterialmente è una donna forte, però per essere umana ha anche una fragilità, nel senso che secondo me non esistono persone solamente forti o solamente fragili, siamo belli perché nel nostro carattere ci sono dei mutamenti e dei cambiamenti. Ci sono delle giornate in cui ti senti molto forte, altre giornate nelle quali ti senti forse anche una nullità, sì, può essere. Però diciamo che va sempre a compensarsi questa cosa. Penso per il semplice motivo che sicuramente negli ultimi anni si è perso un po' il contatto con la famiglia, si è perso, diciamo, il piacere di stare in famiglia e di non dover cercare sempre delle cose all'esterno. E la famiglia è importante perché è il luogo dal quale parti e dove vai a costruire la tua di famiglia. Quindi da un punto di vista la trovo una cosa bellissima questa, raccontare la famiglia, raccontare realmente quello che succede a tutti quanti noi. Famiglia allargata, noi siamo due fratelli piccoli maschi, mi manca la sorella, infatti ero molto contenta che in questa fiction ci fosse Maya Sansa che fa mia sorella, che è una sorella meravigliosa. La mia è una famiglia normale, nell'accezione, cioè è normale e allo stesso tempo diciamo che è abbastanza particolare. Però la famiglia è quella che nei momenti più difficili della mia vita, nei momenti veri nei quali avevo bisogno di un aiuto, non c'è sempre stata. Quindi la famiglia è importante per questo.